Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio dedicato alle vostre domande. Siamo qui nella gioielleria Pasquali Domenici di Viareggio con l'amico Giacomo e l'amico Piero, che leggerà le domande. D'altronde il suo unico compito è quello: cosa può fare nella vita l'amico Piero? Per le vostre domande che ci avete inviato sugli orologi che sono presenti nel negozio, essenzialmente, e sul negozio stesso, su cosa pensiamo noi in generale. Come l'altra volta, voglio dire che si tratta a volte delle nostre opinioni, quindi vanno un po' prese con le molle, no? Nostre opinioni, tra l'altro, sempre più difficili da rispondere queste domande, perché il livello ovviamente dei follower sta crescendo e cresce anche il livello delle domande e di conseguenza delle risposte. E qui abbiamo qualche anche orologio a farvi vedere, che insomma è il succo del discorso, è quello, vedere l'orologio, no? I bla 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 contano, ma fino a un certo punto, no? Amico Piero, cosa diciamo? Ciao. Ciao. Bravo. Ciao. Allora, posso iniziare? Scusate, come potete vedere l'amico Piero è infortunato, è presente lo stesso nel video, ha un gomito leggermente infortunato, causa, si può dire, un incidentino con la Vespetta, dai. Sì, ho perso lo Jungans. E gli si è rovinato anche lo Jungans, che gli si è tutto grattugiato e è morto, e vabbè, ma pace al quarzo. Era al quarzo, giusto così allora. Vai Piero, prima domanda. Vabbè, poi me lo fa l'autografo? Sì. Ah. Anche te Giacomo, fate l'autografo. Cristina chiede: non parlate mai di orologi da donna, si può vedere qualche orologio per il gentil sesso? Grazie. Sì, si può, sì. Cosa c'abbiamo? Cristina ha ragione. Allora, io qui ho fatto una scelta tra alcune marche. Allora, il mondo femminile, come a livello di orologeria, è molto più complicato di quello maschile, perché ha alcune variabili in più rispetto all'orologio che solitamente scegliamo noi maschietti. E in primis, la donna ha un range di misura molto elastico, perché per assurdo, mentre l'uomo sta comprando orologi sempre più piccoli, la donna sta comprando sempre più grandi, sicché si va un po' in contrapposizione. E la donna vede, oltre che un aspetto tecnico nell'orologio, un aspetto molto estetico, quasi da gioiello, sicché è facile negli orologi da donna spesso vedere delle aggiunte stilistiche preziose, tipo la madreperla, i diamanti sul quadrante, i diamanti sulla cassa. Qui vedete nello specifico un Longines Master Collection con quadrante madreperla brilli, cinturino in coccodrillo rosso, il rado in ceramica bianco, di cui la Rado è una specialista nella produzione, con quadrante madreperla e diamantino sull'indice. Questo tisso piccolino? Tisso molto carino con il numero romano, orologio molto elegante, piccolo di dimensioni. Poi ti ho messo anche come quarto orologio un Breitling automatico, esiste anche nella versione al quarzo, esiste anche nella versione con l'oro, con i diamanti, in tutte le sue sfaccettature. Questo è un orologio che anche Davide ha recensito. Vi devo dire la verità, fino ad oggi ne abbiamo venduti più da uomo che da donna, è un 36 mm, però effettivamente la casa madre lo avrebbe pensato per il gentil sesso. Però è un orologio che può essere portato benissimo anche a livello maschile. Sì, sì, per me questo qua è anche da uomo, sì. È un orologio unisex. Chiaramente poi ci sono anche delle altre versioni che hanno i diamantini, no? Sono un pochino più rosa, oppure sono un pochino più effeminati, diciamo così, ma anche per gli uomini vanno bene. Comunque, come te. Sì, sì. Comunque, anche per gli orologi da donna, eccoli qua, ce ne sono di varie fogge, di vari tipi. La madreperla regna sovrana, spesso il quadrante madreperla è un segno distintivo degli orologi da signora e gli dà quel quid in più. Ecco fatto, speriamo che la risposta sia stata esaustiva, qualcosa abbiamo fatto vedere. Però cogliamo ovviamente questo invito nella presentazione che facciamo in negozio, da ora in poi metteremo anche un donna. Biagio chiede: buonasera Davide, volevo fare una domanda al signor Giacomo. Prenderà mai in considerazione di adottare il marchio Nivada? Sono in fissa per il crono, aspetto un rivenditore europeo. Grazie Davide, continua così, sei un grande. Sì, Nivada è uno dei marchi che abbiamo valutato, che abbiamo preso in considerazione. Ovviamente avevamo delle priorità prima di Nivada, però ecco, può darsi che nel prossimo futuro sia uno dei marchi papabili.
Piacciono anche a me, su questo posso dire che piacciono, quindi quando ci saranno ve li farò vedere. Albe o Albe chiede: cosa ne pensi di MBF? MBNF. C'è la possibilità che la gioielleria diventi un concessionario della casa? Penso di no, perché sono orologi molto impegnativi a livello economico proprio, che avere un assortimento di quel marchio è molto oneroso, e tra l'altro la clientela che si affaccia a questo marchio è abbastanza rarefatta a causa proprio il prezzo. A me esteticamente non piacciono, quindi per me, anche se non ci sono, è lo stesso. Allora, Simone Diani chiede: ciao Davide, stavo guardando un Login Hydra Conquest 43 mm nero con bracciale in metallo. Ero sicuro dell'acquisto finché non ho provato un Oris Aquis 43,5. Ora sono in serie difficoltà. Allora, io ho preparato due orologi, purtroppo non avevo l'Hydra Conquest da 43, allora ne ho preso uno dalla vetrina da 41. E, allora, questi orologi hanno una conformazione di cassa totalmente differenti. Qui a confronto vedete un 41 mm su Longines e un 43,5 su Oris. Come potete vedere anche dalla camera, il 41 Longines sembra molto più grande, sì, è vero, perché ci fissiamo sempre con il diametro che non conta niente, quello che conta è il lag to lag. Come potete vedere, l'Oris ha un attacco integrato con le anse molto strette, che la cassa è perfettamente rotonda, di conseguenza un 43,5 Aquis veste come un 41 mm di un Longines di qualsiasi altra marca. Quello che conta non è solo il lag to lag, ma anche quanto acciaio c'è al di fuori della cassa, perché se fosse un lag to lag con delle anse strettissime non renderebbe come questo Hydra Conquest, che vedete c'ha molto acciaio qua fuori dal profilo della cassa, mentre l'Oris non ha nulla, praticamente è un cerchio, e al posto questo fa la differenza. Poi ti dici quale scegliere, e quello lo devi scegliere tu, perché tecnicamente parlando sono equivalenti, dai, c'è poco da fare, calibro derivato da Leta, calibro sellita. Forse se vogliamo proprio dare un qualcosa in più a uno dei due, in questo momento l'involucro, sto parlando di cassa e bracciale dell'Oris, è leggermente superiore. Sì. Tra uno e l'altro ballano circa un 300-400 euro di differenza, ma vi assicuro che sono ben motivate per i dettagli estetici dell'orologio. Sì, la cassa sembra dare l'idea di essere più ingegnerizzata, con queste viti a vista, queste sagome particolari. Quello è poco ma sicuro, l'ho sempre detto. Comunque trovi le recensioni sia di uno che dell'altro sul mio canale, ci sono entrambe. A un certo punto l'idea te la devi far tu, perché non è che possiamo dire tutto noi, scegliete. Alan chiede: ciao, ho acquistato un Icon, quando vorrò tra qualche anno farlo revisionare, sarà possibile inviarlo direttamente alla casa che avete visitato anche voi? Sì, è un'opzione che avrai, lo devi chiedere specificatamente, perché anche noi possiamo intervenire su tutti gli orologi Maurice Lacroix con il nostro tecnico, proprio per autorizzazione da casa madre, ma se vuoi mandarlo direttamente a loro nella sede che abbiamo visitato noi, basta chiederlo e noi lo spediamo su. Scusa, poi se ti apri anche il laboratorio. Sì, no, infatti, però se lui ha piacere di mandarlo in casa madre, purtroppo i costi poi sono maggiori, perché spedizioni andate, spedizioni di ritorno, però comunque sì, avrai la scelta di decidere quando sarà il momento. Carmine Miceli chiede: signor Giacomo, vorrei porle due domande. La prima, se diventerà concessionario Squale, e la seconda, se ha intenzione di aggiungere l'opzione pagamento a rate proposta già da diverse gioiellerie. Grazie. Questo è interessante. Sì, anche in Brasile fanno così, mi sembra. Sì. Allora, per quanto riguarda il marchio Squale, abbiamo già avuto un contatto con l'azienda, non ci siamo trovati in accordo. Però niente vieta che nel futuro magari troviamo una quadra. E per il pagamento rateizzato abbiamo già una proposta legata a PayPal, che offre il pagamento in tre tranche, sì.
Poi abbiamo già i contratti con diverse società che offrono pagamenti tra l'altro a scelta dalle 3 alle 10 rate. Il problema è che il nostro sistema, il nostro sito attuale non le supporta. Usciremo ora a gennaio con la nuova grafica, con il nuovo sistema operativo e supporterà tutti questi nuovi sistemi di pagamento. Giancarlo Musetti, avete qualche orologio in offerta speciale, tipo fine serie o in saldo? Allora, fine serie no. Attualmente abbiamo delle offerte che sono derivate da dei modelli attualmente fuori produzione che vi offriamo con un ottimo sconto. Ci stiamo preparando, così entro anche in questo argomento, a un Black Friday. E che cos'è un Black Friday? Giusto così per prepararvi e farvi capire che cosa consiste. Non troverete gli orologi di collezione attuale nel Black Friday, perché quelli lì vengono venduti tutto l'anno e poi ovviamente vi facciamo l'offerta anche su quelli, ma stiamo raccogliendo tutta una serie di prodotti nuovi con garanzia ufficiale di Casamalle, tutto il corredo, scatola garanzia, librettini di istruzione, con una scontistica maggiore, ma sono quegli orologi che non sono più presenti nei cataloghi attuali. Magari era la collezione dell'anno scorso, piuttosto magari di due collezioni fa, che orologi sempre molto recenti ma non dell'ultima collezione. Ci stiamo preparando, vi faremo tutta una serie di offerte con varie referenze, varie marche e spero che troverete qualcosa che vi interessa. Quindi rimanete sintonizzati sul canale. Il Baccio, perché si dà tanta importanza ai calibri di manifattura? Esempio, la McLaren di Senna montava un motore non di manifattura, ma che rendeva la macchina migliore di Ferrari che invece lo aveva. L'esclusività vale più per la prestazione? No, i calibri in house hanno esclusività, questo sì, anche se non è sempre così. Ma non è detto che un calibro di fornitura sia meno valido, anzi, spesso è talmente testato nel tempo, ha una storia dietro di sé così lunga che quando compri un orologio con un calibro di fornitura che fosse ETA o Sellita, sei sicuro che non avrà quasi problemi. Poi i problemi sono sempre dietro l'angolo, però siamo sicuri che è maturo come architettura, come tecnologia. Ci sono case che introducono calibri nuovi di in-house e magari nei primi esemplari hanno qualche aggiustamento da fare, qualche cosa che è ancora da addrizzare. Poi è chiaro che anche io preferisco l'esclusività dei calibri in-house, no? un calibro Breitling o un calibro Zenith, c'è anche il prezzo però, quindi il gioco vale la candela? Non si sa, perché ognuno deve decidere in autonomia. A me piace, per esempio, uno degli orologi che mi sta piacendo di più è il nuovo Breitling GMT da 40 mm, il Chronomat da 40 mm, che monta un calibro ETA dentro, non è niente di che, e c'ha il suo prezzo. Io quell'orologio lì a me piace e sono propenso, quando arriverà me lo farei provare, perché è uno di quelli che io vorrei proprio comprare, cioè te lo dico già, perché mi piace veramente. E c'è un calibro ETA dentro, un Breitling con calibro ETA. Poi ci sono anche i Breitling con calibro in-house. Dipende ognuno qual è il suo livello, cosa vuole fare. Cioè. Per quanto riguarda le aziende si può tutto racchiudere in una parola che è prestigio. Per quanto riguarda voi, poi dopo invece si trasforma in esclusività, come dice Davide, però voi poi dovete fare i conti con le vostre tasche e fare le vostre scelte. Valerio 8383, sarebbe possibile vedere su un polso da 17,5-18 cm gli Hamilton Khaki Field automatici da 38-40-42? Indeciso per l'acquisto. Allora, c'è la 17,5. Io ce l'ho 18. No, io ce l'ho 19, lui forse anche peggio di me. E siamo tutti. Comunque sono questi. È il mio polso. Oh, allora, il 38 e 42, quello qua. 38 e 42, perché effettivamente il 40, che era quello che aveva quella scalettina rossa sul quadrante, non esiste più. Sicché ecco, questo sono 38 e 40. Ora vi facciamo vedere la zampetta di Piero. Ci vuole mezz'ora. Perché? Per il mio... Attento che c'ho. Perché non ti entra? Mi sono fatto male. Ah, perché non mi entra? Devo fare così. Questo qua è quello da 38, eh? 38 su un polso da 18. È piccolino. 18, 17, 5, 18 siamo lì, dai. Non è piccolino, io ce l'avevo e mi stava bene. E a me mi sta male. E poi proviamo quello da 42. Bellissimo deve essere quello da 42. 42. Da quanto l'anno il polso? Io ce l'ho 18. No, è 17 e mezzo. 17 e mezzo.
Questo qua è da 42. È tanta roba. Va a gusti, ragazzi. Questo un polso da 18, orologio da 42, va a gusti. Io ce l'avevo da 38 su un polso da 19. Da 42 su 18 non sta male, quindi semplicemente ognuno deve decidere. Io ero un polso a 18 piuttosto pieno, poi bisogna vedere anche che tipo di polso hai, se hai un polso magro, ossuto, cioè bisogna un pochino capire e provarli. Su un polso a 17 e mezzo a occhi chiusi ti consiglierei un 38, però poi dopo se ti piace l'orologio abbondante puoi anche spingerti sul 42. Tony chiede: mi piacerebbe avere la vostra opinione in merito all'Hamilton Khaki Field Auto Chrono da 44 e se fosse possibile vedere una prova polso. Io ho 18 e mezzo di polso, lo provo io. Eccolo qua, questo qua è tanto per far capire al pubblico quale sarebbe questo qua, l'Hamilton Khaki Field Chrono. Eccolo qua, bellissimo, molto bello, però è un 44 mm, quindi devono piacere gli orologi. Poi attenzione che con il chiudilo però. Guarda che spettacolo. Bellissimo. Eccolo qua, 44 mm. Poi con il cinturino Bund, che questo qua si chiama cinturino Bund. Sai cos'era? Il Bund del cinturino. Erano i cinturini che usavano i tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale quando pilotavano gli aerei. Da mettere. L'hanno inventato loro? Sì, per non avere in contatto col polso. Sì, ovviamente la toppa sotto che serve per isolare l'orologio dal polso può essere rimossa, di conseguenza può essere portata anche senza. Ovviamente quella toppa lì crea un pochino di volume, va a riempire un pochino il polso, però la potete anche togliere se non vi piace. Sì, però è bello l'orologio, dai. Sì, molto bello. Tra l'altro molto bello, prezzo veramente interessante per essere un cronografo. Enrico, buonasera a tutti. Perché non si sente molto parlare dell'Ogin Conquest Sport sul web? Eccolo qua, perché è un orologio particolare, è un orologio che deve piacere. Praticamente ha una sorta di grafica del design del quadrante che ricorda un pochino, no? L'Hydro Conquest, che è lo sportivo per eccellenza. Qua manca per esempio il 9, il numero arabo 9. Però più o meno è quello, deve piacere, è un orologio che deve piacere, non se ne sente parlare, non lo so perché non se ne sente parlare, è un sacco di tempo che è sul mercato, non rientra nei miei gusti perché sugli sportivi così preferisco altri orologi, no? Io spero che lui intenda questo come sport, eh? Sì, io, è questo, non se ne parla, c'è un sacco di gente anche quando faccio dei vostri video, no? Le reaction, c'è un sacco di persone che hanno questo orologio. È un orologio carino, non rientra nei miei gusti, non fa per me, ma in tanti ce l'hanno. Allora, Alessandro, panoramica Tagoyer Autavia Chrono Flyback e pareri. Ok, allora vorrei premettere, ora Davide vi farà vedere l'orologio, però vorrei premettere che questi orologi non esistono più. Autavia, solo tempo e cronografo non esistono più, sono ufficialmente tutti fuori produzione. L'ultimo che mi è rimasto è questo, che tra l'altro se ne trova pochissimi in giro, se qualcuno è interessato ci chiami, però effettivamente l'Autavia è una linea che è stata eliminata da poche settimane dal catalogo ufficiale. Eccolo qua, è un signor orologio questo qua. Calibro in house, eccolo lì, se si riesce a vedere, eccolo lì. 02 con Côte de Genève sul ponte, e la massa oscillante, il rotore è classico contemporaneo, no? Scheletrato come sa fare Tag Heuer, che d'altronde technique d'avant-garde, quindi mira anche abbastanza ad avere orologi sul moderno, nonostante poi i tasti a pompa qua ci portano indietro nel tempo. Bello orologio, a me piace, però quanto è il prezzo di listino? 7.100. Allora, Simone Spinks, ciao ragazzi, cosa proporreste come moon pace entry level? È scritto male. Sì, è scritto male. Entry level si dice? Sì. Ah. Non esiste come moon fase. Pareri sullo Jungans Master Calendar? Grazie. Sì, lo Jungans Master Calendar è un bello orologio. E devo dire la verità, per quanto riguarda la casa Jungans non è dei più venduti,
Un pochino più di successo ha riscontrato la Master Collection di Longines, dove offre tutta una serie di varianti sul Moonphase. Entry level, però chiedevano, c'era, cosa c'è? No. Ecco, arrivavo al dunque. Non è effettivamente un entry level, perché siamo già sopra i 2000 euro. E la funzione fasi lunari non è così a buon mercato come può sembrare. Sì, che ecco, entry level, almeno che non si vada su dei quarzi, allora ce l'ha anche Tissot in catalogo, sono carini, riportano la funzione, non è che il mercato offra più di tanto. No. Allora, Stefano Mari, è confermata l'uscita di produzione del Tazio Nuvolari di Eberhard, uno dei più iconici prodotti della Maison? Se ne conosce il motivo, poche vendite o cambio di marketing puntando ad altre collezioni, Crono, Extraforte, eccetera, eccetera? Allora, sì, è ufficiale, è uscito di produzione il Tazio Nuvolari. Io penso che sia solo una questione di marketing, perché è un orologio che fanno ormai da tantissimi anni e forse ce n'è più usati in giro che di nuovi tra la casa madre e i negozi. Ovviamente c'è bisogno di rinnovamento continuo. Ti aggiorno, da circa una settimana è online il nuovo modello Tazio Nuvolari. Alessandro Grassi chiede: Longines, dato che si sta posizionando sempre più in alto, non farebbe bene a tornare a farsi fare i calibri in casa? Allora, qua c'è una cosa da dire. Cioè, non dovete pensare che quando uno fa un calibro in house c'ha giù negli scantinati il tornio per farsi il pezzettino, per fare la ruota, per fare le ebauche, come si suol dire, i pezzettini grezzi vengono ordinati di fornitura 99 su 100. Quindi quello che conta è l'architettura, il disegno di un calibro progettato, poi ordini i pezzi e te lo assembli in casa. Ma Longines è partner di ETA, quindi sarebbe assurdo, cioè proprio veramente assurdo, che creasse un reparto dentro o da un'altra parte per fare dei calibri. C'è ETA che glieli fa esclusivi, perché se voi prendete i calibri di Longines, sono calibri che nessun altro orologio, nemmeno del gruppo Swatch, incassa. Sono esclusivi. Logico, hanno una base che parte dall'ETA 2892 o qualcos'altro, ma sono talmente sviluppati che sono esclusivi. Non ce li ha nemmeno Hamilton e Tissot. E, per assurdo, nessuno può comprare i calibri che incassano gli orologi del gruppo Swatch. Una volta, no? ETA di fornitura si compravano, ordino 100 ETA e ti arrivavano. Adesso, se te vuoi comprare un L888 che incassa Longines, non lo compri, è impossibile, non te lo danno, è esclusivo per Longines. Quindi hanno già un quid, un qualcosa in più, un po' di esclusività, ma è chiaro che glieli fa ETA, un reparto di ETA dedicato a Longines, e glieli costruiscono, punto. A questo punto della storia non avrebbe assolutamente senso aprire un qualcos'altro che crea i calibri a Longines. Mi farebbe aumentare solo il prezzo. Senza... Allora, Antonio, la gioielleria prende orologi in permuta? Grazie e saluto. Allora, 99,9% dei casi no. Facciamo delle permute, ma solo su prodotti di alto livello. Questo perché vi offriamo un trattamento particolare, soprattutto se siete legati al canale di Davide sugli orologi. Per noi sarebbe, e vista anche la quantità di orologi che vendiamo, sarebbe più oneroso che altro fare le permute sotto un certo prezzo di orologeria. Anche perché noi come negozio dobbiamo per obbligo rilasciare una garanzia ufficiale, vuol dire che un nostro tecnico deve intervenirci, fare una revisione completa. In alcuni casi bisogna risistemare l'involucro, levare graffic, cambiare cinturini. In alcuni casi diventa più costoso che acquistare il nuovo. Nico T, avete mai pensato di prendere in concessione orologi Fortis? Sì, ci abbiamo pensato, l'abbiamo valutata, è una delle marche che teniamo sotto controllo, ci piacciono, come ho risposto anche alla domanda prima su Nevada, abbiamo delle priorità, abbiamo fatto una scaletta di prodotti che ci possono interessare, però dobbiamo seguirla perché... a differenza di voi che comprate un orologio, noi dobbiamo fare una concessione, essere rappresentativi di un marchio. Ogni casa
ci dà un tot di pezzi da comprare sulle varie famiglie di produzione, che diventa abbastanza oneroso per noi aprire diciamo la collaborazione e diventare rivenditori ufficiali di qualsiasi marchio. Marco, ciao ragazzi, qualche info in più sul nuovo Breitling GMT, che movimento monta, quando sarà disponibile? L'ho detto prima, il Breitling Chronomat GMT è uno degli orologi che mi piace, da 40 mm e monta un semplice calibro ETA di fornitura, poi modificato magari per le specifiche Breitling, ma non è certo quello che mi ferma dal farmelo piacere. Io avrei preferito che fosse uscito solo tempo, perché la versione solo tempo di un orologio, la versione GMT costa di più quella GMT, e se a me mi piace quell'orologio lo prendo anche solo tempo. Non essendoci solo tempo, ma magari un giorno uscirà, sono costretto a prenderlo con la complicazione che mi interessa meno, però mi piace talmente tanto col bracciale a cartucciera che ci sto facendo un pensierino. Quando uscirà? Non so, uscirà, è già uscito, quando arriverà qua? Abbiamo ordinato la scorsa settimana, i tempi di consegna dovrebbero essere a breve, può darsi che già in dicembre arrivi qualcosa, il problema è che sono 4 colorazioni, non ci sanno dire quale arriverà. Giuseppe, con 1000 euro cosa prenderesti? Yema Superman Heritage o Mid Ocean Star Tribute? No, io Yema l'ho avuto, l'ho anche recensito e detta tra noi l'ho già venduto, perché non mi dà quell'heritage, il piacere di tenerlo in collezione, nemmeno di indossarlo, perché con tanti orologi che ho, tanti non li indosso, no? Però non mi interessava averlo in collezione. Sicuramente il Mid Ocean Star Tribute è un orologio ben fatto, che ha il bracciale a chicchi di riso, no? Io punterei anche su una casa come Mido, senza nulla togliere a Yema. Poi i gusti sono gusti, dovete scegliere voi, no? Posso farle anche una domanda? A te stesso? No, a lui. Ma il discorso di Yema, che aveva la manifattura e il calibro standard, dove la manifattura costava meno, l'unico caso al mondo della meccanica di fornitura, l'abbiamo sviscerato questo, sì, problema? Sì, praticamente Yema era stata acquistata da Ambre, che era un'azienda francese. Ambre aveva un loro calibro, hanno iniziato a montare questo loro calibro su Yema perché lo considerano di manifattura. I costi sono bassi perché le Bush vengono fatte in Cina e poi viene assemblato lì. Però costa sempre di meno che un sellita, comunque. Oh. Adriano Volongo, perché alcuni divers, specie quelli vintage, vengono anche detti skin divers? Da dove deriva questo nome? Grazie e complimenti. Deriva dal fatto che erano... Quando sono iniziati ad uscire i divers da immersione, no? All'inizio erano professionali, perché venivano richiesti dai corpi militari o delle spedizioni, insomma, erano per professione. Da un certo punto in poi, negli anni 60, 50, tardi 50, 60, sono iniziate le immersioni ricreative, cioè persone che lo facevano per sport, come si suol dire, no? Per divertimento. E hanno iniziato a costruire anche dei diver meno performanti che erano adatti alle immersioni a pelle, skin diver, cioè senza l'ausilio di bombole o di attrezzatura, proprio per fare le immersioni, le apnee, diciamo così, nudi e crudi, ed erano più sottili, più economici, no? Oggi con quel termine lì si intendono tutti quegli orologi con ghiera nera, magari che deriva dalla bakelite, quadrante nero, sottili, hanno preso questa accezione qua. Ma lo skin diver nasce per essere economico e da immersione semplice. Gabriele, salve, vorrei avere delle info dettagliate sull'orologio in edizione limitata anonimo per Pasquale Domenici. Questo mi piace. Vabbè, sì, guarda, noi ci rispondiamo, ma ho fatto... Cioè, mercoledì scorso è uscita la mia video recensione esaustiva su questo orologio, ora te lo facciamo anche rivedere. Tanto, ovviamente, marca anonimo, la famiglia di appartenenza, hanno epurato che è una famiglia che è già sviluppata in diverse declinazioni di colore, che noi non abbiamo fatto altro che scegliere questa cassa, quella dell'epurato, e andare a creare una variante cromatica, tra l'altro una variante che in questo momento è molto in voga, si tratta di un colore acquamarino, cioè un color Tiffany, poi abbinato da un secondo cinturino in tinta con il quadrante. L'orologio è molto bello, è una cassa a cuscino, tra l'altro un po' unica nel suo genere. La particolarità, che poi è una particolarità proprio del marchio, è la disposizione della numerazione a triangolo, cioè il 4, l'8 e il 12.
lo adottano solo loro. Sono 20 pezzi, scatola speciale, doppio cinturino, sono tutti numerati sul fondello, uno per uno. Francesco, il rado Captain Cook, la nuova versione con quadrante rosso, come ha le parti interne del meccanismo? In teflon come il PRX o in metallo? Forse silicio? La ghiera in ceramica high-tech brevettata dal rado oppure una lunetta in ceramica semplice? E quante cavoli di domande che fai? Allora, domanda risposta. Intanto rado nei calibri non usa parti sintetiche perché tutti i powermatic che utilizzano loro sono 25 rubini, quindi non utilizza parti sintetiche. Poi il resto della domanda non me lo ricordo già più. Allora, intanto vorrà sapere se la ghiera è una ceramica high-tech, è la stessa ceramica che usano poi per gli involucri su altri modelli, è una ceramica brevettata, tra l'altro che fonde a 1400 gradi, era la stessa ceramica che quando era operativo montava come rivestimento lo shuttle, sicché è una ceramica veramente dura e inscalfibile. E per quanto riguarda invece la spirale, è una spirale Nivacron. Che cos'è il Nivacron, giusto per darvi qualche cenno in più? È una lega di titanio. La spirale Nivacron è stata studiata da Swatch Group e allo stesso tempo da Audemars Piguet, e tra l'altro oggi sono le due marche che la spingono più di tutti. Dovrebbe essere l'alternativa al silicio come materiale antimagnetico. Yes. Allora, Giulio, ciao a tutti, sarei curioso di sapere come calza il Tissot Gentleman Powermatic 80 al polso. Il mio è di 17 cm e avevo dei dubbi sul fatto che potesse sembrare una padella al polso. E tu ce l'hai di 19. Io ce l'ho da 19, tu ce l'hai da 17, Piero ce l'ha da 18. Vabbè, fai una via di mezzo, però... Oh, ti faccio vedere come sta sul mio da 19. Padella a me non mi sta. Ma no, ma le anse non sono lunghissime, anche su un polso da 19... la portabilità è al limite, ma ci sta. No. Sergio chiede, domanda molto intelligente, vorrei vedere un po' di Tag Heuer anche al quarzo. Finiti. Ma come finiti? Sono lì, li ho visti io. Ah, ce l'abbiamo. Questi qua sono al quarzo. No, quello là no, non è al quarzo. Sì, questa è l'ultima versione automatica, l'acqua race 300. Questo qua è quello, il Formula 1 al quarzo, cronografo. Allora, se vi piacciono i quarzi, la linea dove trovate più assortimento e più varianti cromatiche è la Formula 1, quella che ha anche Piero nella variante Gulf. Sì. Gli orologi sono molto belli, ovviamente sono dei quarzi, a Davide gli si rizza la cresta. Però ovviamente per chi non ha particolari ambizioni per l'automatico, il quarzo sicuramente rimane più preciso, dovete cambiare la pila ogni tot di anni senza crearvi troppi problemi. E di qua abbiamo l'Aquarese, l'ultimo modello, il 300, con la lente magnificatrice fatta oblò sulla Datador 6, c'è anche qui tutta la variante cromatica. E esiste anche al quarzo, però vi assicuro che questa variante al quarzo non è, a me personalmente non piace più di tanto. Oh, meno male, sono d'accordo su qualcosa. Matteo, ti chiedevo cosa sceglieresti tra l'ultimo Omega Speedmaster e Zenith il Primero. Nel caso di Zenith, quale modello? Allora, io senza saperne leggere né scrivere, li prendo tutti e due, li prenderò tutti e due. Prima o poi li prenderò tutti e due, sia lo Speedmaster che lo Zenith il Primero. Io per lo Zenith il Primero, se intendi quale versione, quello rotondo classico, Poi ci sono quelli con la cassa tonneau che sono belli anche quelli, ma lì ragazzi ognuno deve scegliere per sé, si va a gusti. Piacciono anche a me quelli a tonneau, però io voglio quello classico tondo che un giorno arriverà, vero? Un giorno arriverà. Io per esempio, a differenza di te, comprai la 384 perché come vestibilità sul polso è leggermente migliore. Cioè procedo a 37? Sì, perché ha le anse curve che avvolgono il polso, a differenza invece dell'original che le anse sono leggermente più alte del fondello, sicché rimane un pochino più rigido come cassa sul polso. Però sono tutte impressioni personali, mi raccomando, provate gli orologi. Ognuno c'è i suoi gusti. Christian, quasi un mese che aspetto l'ordine effettuato di uno Jungans Help. Sì, chiediamo scusa, ci sono stati dei ritardi, i ritardi sono su tutte le case di orologeria,
abbiamo purtroppo merce che deve arrivare e deve essere consegnata con notevoli settimane di ritardo, ti chiediamo scusa, però nel mentre è partito l'orologio dovresti averlo, quando vedrai il video sicuramente l'avrai anche ricevuto. Gabriele, tre orologi più venduti nel vostro negozio. Oh, interessante questo. Sì, allora, in primis l'abbiamo già detto anche l'altra volta, Khaki Field automatico da 38 che abbiamo visto anche prima, rimane veramente il numero uno nelle vendite. L'Aiko, anche quello è un best seller a livello di vendite, ovviamente siamo su un segmento prezzo più alto. Oggi poi vi offre tutta una serie di declinazioni di colori, sicché avete ampia scelta. E Oris. Oris sta facendo veramente dei bei prodotti, se la gioca un pochino con Longines a livello di numeri di vendite, questi sono diciamo un pochino i più venduti. Michele da Citano, Seiko Prospect Speed Timer, se ne vede e se ne parla poco, opinioni? Se ne vede e se ne parla poco, l'abbiamo mostrato prima. Sì. Eccolo qua. Questo è il classico Panda, l'orologio è molto bello. È un quarzo. Tecnicamente ovviamente è orologio di stampo moderno. Fa il verso un po'. Massimo. Perché poi questa ceramica qua, così, questa ghiera qua in ceramica nera, la usano tutti adesso, capito? Sì, a me non fa particolarmente impazzire. Però l'orologio mi piace, no? Ceramica. Va? Questo orologio qua va? No, va, ne abbiamo venduto bene, l'abbiamo venduto. Ultima domanda di oggi. Antonio, ciao Davide, ciao ragazzi, volevo sapere se lo Jungans con quelle colorazioni lo fanno anche solo tempo o se è solo cronografo. Grazie e un abbraccio da Lago Patria. Ok, ti riferisci semplicemente all'ultimo video che abbiamo fatto qua in negozio, quando abbiamo fatto vedere la panoramica di orologi, che c'era lo Jungans Meister Crono, che era verde, quel verde particolare pastello, te lo ricordi? Sì, è bellissimo. Sì, c'è solo... Sì, c'è solo, considera che anche se lo facesse un solo tempo ti cambierebbe tutta la prospettiva, sia del colore, perché ovviamente meno lancette a contrasto, i crateri offrono dei giochi di colore che su un solo tempo non avresti, sicché magari sì, in futuro lo fanno, però sì. da vedere come sarà. Va bene, Piero, se qual era l'ultima, diciamo che possiamo anche salutare. Aspetta, no, prima fammi l'autografo. Ah, bisogna fare l'autografo. Sì. Faccio? Sì. Oh, Giacomo, anche te la voglio. Aspetta. E lui è, guarda che figo. Oh, va bene, dai, diciamo che dopo questa cavolata possiamo salutare. Eccoci qua tutti nella camera, quindi dal negozio Pasquale Domenici di Viareggio vi salutiamo, il buon Giacomo, il cattivo Piero. Cattivo. E vi ricordo gli appuntamenti fissi che sono come sempre ogni mercoledì ed ogni domenica alle ore 20 qua su YouTube. Love.